È stato Gabriel con la sua letterina a suscitare nel cuore di Papa Francesco il desiderio di uscire dal Vaticano per visitare la Fondazione Santa Lucia, un centro d'eccellenza sulla Via Ardeatina a Roma, specializzato nella neuroriabilitazione di pazienti con deficit di movimento e cognitivi dovuti a malattie come il Parkinson o la sclerosi multipla. Ma Gabriel, 6 anni, affetto da tetraparesi, è solo uno dei tanti malati ospitati nei 6 reparti della struttura con 325 posti letto che il Papa incontra in questo inatteso venerdì della Misericordia. Un'ora sola di preavviso allo staff dell'ospedale, ma la notizia corre veloce e quando il Papa arriva ad accoglierlo fin dal parcheggio ci sono l'affetto e la gioia incontenibile della gente. Abbraccia tutti, non si nega alle tante richieste di foto e le sue mani impartiscono benedizioni e lasciano in dono rosari e risate. Prima tappa, forse la più toccante, è il reparto di riabilitazione infantile. Antonino Salvia, dirigente sanitario del Santa Lucia. È stata una presenza ricca di significato, ricca di amore, ricca di gioia. È arrivato all'improvviso e immediatamente in tutti i presenti, a cominciare appunto dai bambini e dai loro genitori, è nata questo stupore, questa curiosità nel vedere una persona che normalmente si vede in televisione a fianco a noi. E tutti hanno subito cercato di stringere la mano, i bambini hanno ovviamente ha avuto la prontezza di sospendere la loro riabilitazione e di farsi attorno al Papa con un gesto veramente istintivo, quale appunto quello dei bambini. E la cosa è stata veramente molto molto simpatica. Primo Papa al Santa Lucia, come un nonno amorevole, come un padre, un fratello, un amico, Bergoglio visita altri reparti, tra cui quello dove sono ricoverati pazienti con lesioni del midollo spinale. Va incontro a chi non si può alzare dal letto, si china, ascolta, prega, domanda, mentre con la prossimità infrange di nuovo tutte le barriere. Il Papa in qualche maniera con questo suo gesto continua un po' quello che è il nostro motto. Noi spessissimo quando parliamo dei nostri pazienti non li definiamo diversamente abili, disabili o handicappati, per noi sono persone e come tutte le persone evidentemente hanno bisogno di tanto affetto, tanto amore e tanta cura. E il Santo Padre in questo è sicuramente un grosso testimone che dovrebbe essere di esempio a tutti quanti noi, essere veramente vicino agli altri per curare non soltanto con le cure fisiche e mediche ma anche con le parole, con un sorriso e con l'amore che lui riesce a dare. Poche parole a braccio prima della benedizione finale nella cappella del centro e la firma sul grande libro degli ospiti. Il Papa loda il senso di famiglia che scorre tra medici, infermieri e pazienti e incoraggia questi ultimi a svolgere con costanza gli esercizi fisici, per quanto la riabilitazione e la fisioterapia a cui sono sottoposti sia spesso dolorosa e lenta. Ai bambini e agli anziani dice di non arrendersi, di sperare nel futuro e confidare nella ricerca scientifica che permette di fare grandi progressi in questo campo. Ancora il dottor Salvia. La riabilitazione nel suo termine più ampio è sicuramente una scienza del futuro. Sappiamo tutti che la popolazione sta invecchiando, saremo più o meno tutti colpiti da malattie invalidanti e la Fondazione Santa Lucia in questo è sicuramente una struttura all'avanguardia. Nella riabilitazione un tempo c'era molto empirismo, adesso per fortuna c'è molta scienza. Anche noi al nostro interno abbiamo sviluppato delle tecnologie che ci consentono di obiettivare i progressi di questi pazienti e quello sicuramente sarà il futuro. Doni improvvisati e biglietti affettuosi per il Papa, ma immensa è anche la gratitudine di genitori, parenti e amici dei pazienti, alcuni dei quali giovanissimi, costretti in sedie a rotelle in seguito ad incidenti, agli operatori sanitari che sono al loro fianco una consegna importante. Continuate a fare il bene, dice il Pontefice, amate le ferite come faceva Gesù.